Ciao Luca e benvenuto nel mio blog. Ciao Roby, ciao a tutti. Grazie per il tempo che sei riuscito a trovare per me. So che sei in giro per promuovere il tuo ultimo singolo anche stavolta, esatto. Che è uscito da pochi mesi e ha già ricevuto un importante premio, il premio Bigazzi. Una bella soddisfazione dopo tanto lavoro. Sì, è una soddisfazione soprattutto per la mia casa discografica che è la Clodio Management, e anche per me che è, e anche per gli autori che sono Adriano Pennino, Francesco Ciccotti ed io. Siamo felicissimi perché stimiamo tantissimo sia Gianna ma soprattutto Giancarlo Bigazzi, e il premio devo dire che è una vera e propria soddisfazione per chi come me vive di musica, scrive, è un riconoscimento importante, poi soprattutto da un cognome importante. Ricordo che Giancarlo ha scritto una buona percentuale di forse un 80% della musica italiana che si ricorda. Ecco, proprio a proposito di promozione, come sta procedendo? So che sei tornato da poco dalla Sicilia. Sì, sta procedendo bene. Siamo in giro per promozione, siamo nelle radio. Devo dire che è faticoso, è molto faticoso, però ci sto mettendo tutto me stesso e devo dire che sono veramente felice di quello che sta venendo fuori. Che poi rispetto a Ci Whatsappiamo, anche stavolta lancia anche un forte segnale di crescita. Ecco, cosa è cambiato in te? Sono cambiate tante cose, sono passati un po' di anni, sono cresciuto, sono maturato, sono diventato uomo, forse quello non si diventa mai, cioè si rimane sempre ragazzi. Però ho vissuto delle cose, delle esperienze che hanno fatto sì che io arrivassi a una maturazione sia artistica che umana, e adesso sto lavorando a quest'album dove ci sto mettendo queste esperienze che ho frutto di questi anni. Ecco, ma a cosa si riferisce il titolo del tuo brano? Anche stavolta è un grido di riconoscenza a quello che siamo noi e quello che sono gli altri che sono insieme a noi. E sicuramente anche stavolta è quel momento in cui ti rendi conto che quello che tu stai facendo per gli altri e per te ti fa trovare la tua identità, la tua vera forza. E proprio nel videoclip parliamo, facciamo questo esempio in una tipologia un po' fuori extraterrestre, e parliamo di questa storia d'amore dove la compagna, la ragazza che vive con questo ragazzo trova la sua identità in un altro amore, nella donna. Quindi è lui, l'uomo, che si rende conto anche stavolta di essere stato lui a far sì che lei riuscisse ad essere se stessa. Quindi la forza dell'amore a volte genera anche un amore nuovo, e bisogna essere felici di far trovare agli altri la felicità. Bisogna essere in primis noi felici, ma per gli altri. Ecco, a proposito del videoclip, che è bellissimo e colorato, grazie. Ti faccio tanti complimenti. Colorato manco tanto, cioè, poche cose colorate, però intense. Ecco, però tu mi hai parlato di tanti elementi del video, però l'albero cosa rappresenta? L'albero rappresenta la vita, ma quello sempre. E nel videoclip per chi ancora non l'avesse visto, siamo sulla Luna, come se fossimo sulla Luna, non ci siamo arrivati, sono arrivati gli Apollo. E abbiamo deciso di fare, saluto anche il regista Marco Carlucci, abbiamo deciso di farla su questa ambientazione perché è un luogo che non è la Terra, e a volte sembra che queste cose accadano in altri luoghi. E mi piaceva l'idea, io sono un amatore dell'universo, dei pianeti, eccetera. C'è un piccolo Daniele Bossari che vive dentro di me. E quindi mi piaceva l'idea di raccontarlo in un posto asettico, dove non si parlasse di sentimenti, ma venisse fuori l'umanità. Ok, adesso però me l'hai raccontata, cantamene un pezzettino, per favore. Vedo una chitarra. Guarda, c'è appositamente qui una chitarra che... Casualmente. Assomiglia alla mia. Sbagliare
radunare il tuo modo di fare del male. Anche stavolta sarai tu a non capire, a calpestare il mio modo di essere vero. Bravissimo. Grazie. Complimenti e grazie. Ecco, ma questo qua è soltanto un assaggio. Quando uscirà l'album? Questo è un assaggino, perché anche per ricordare un po' come faceva il brano. L'album uscirà quest'anno e non vedo l'ora, perché ci sto mettendo tutta me stessa, la mia passione. Sono ancora con l'adrenalina della chitarra, perché quando suono e quando canto mi catapulto nel mio mondo. Ma si vede proprio dai tuoi occhi. Sono felice. Ma hai già venga fuori. Ma hai già in programma un tour? Ho in programma un tour, però prima di anticipare delle cose preferisco che sia terminato l'album, perché poi in base all'album faremo delle cose. E quest'album anticiperò che sarà un po' diverso dagli altri. Non so se voi avete ascoltato i miei altri 4 album. E per voi non intendo te contandoti del voi, ma allora. Infatti, immaginavo. E quindi sarà un po' diverso, e ci sarà la presenza del mitico Adriano Pennino, che mi sta dirigendo in maniera esemplare. Sono diventato un figlio per lui e lui un papà per me. Però odia che faccia questo esempio, quindi un fratello. Ok. E poi ci saranno delle novità, parlo di tante altre cose, ci sono 50 sfumature di Luca. Che non è una cosa a luci rosse. No, però ci sono anche delle parti un po' più piccanti. Ah, ecco, vedi, allora è abbastanza calzante. Senti, non era a caso. Senti, facciamo un tuffo nel passato. Sono passati 10 anni da quella finale di Amici, forse una delle più belle di sempre. Già 10 anni, sì. Te la sei vista con Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. Cosa ti porti ancora dentro di quella serata speciale? Beh, io... è un tasto molto profondo per me, perché ad Amici devo tutto, particolarmente a Maria, che è stata per me una mamma. E nel programma ho imparato tante cose. Tra l'altro sono passati 10 anni e non ci vedo in questa cosa. Anche perché poi non si vedono, perché sembri uguale. Io li sento e non so se si vedono tanti, però ci sono delle cicatrici, ci sono delle rughe che sono importanti. Io ripeto sempre a tutti quelli che fanno i ritocchini che è bello avere la verità sul proprio volto, sulla propria pelle. Quindi è uno spot che do a tutti quelli che cercano di nascondere i difetti. Io credo che i difetti ci caratterizzano. Sì. No. E ad Amici sono successe tante cose belle, un po' meno belle, però mi hanno formato, hanno fatto sì che io venissi fuori. Ho avuto il mio primo contratto discografico che mi ha portato a pubblicare degli album con la Warner, e ho conosciuto un amore importante, ho conosciuto diversi amici, ho conosciuto dei maestri che mi hanno aiutato a crescere, a credere in me soprattutto. Quindi alla sola idea, sul pensiero che siano passati 10 anni mi fa un attimo strano. Beh, immagino. Però ne sono passati di anni, ne sono passati di acqua sotto i ponti, direi. Ma l'insegnamento più grande che ti ha fatto, insomma, Maria? Maria è una donna strepitosa e da lei si può solo imparare, almeno questo è quello che io credo. È una super donna, riesce a portare avanti tante cose della sua vita, soprattutto nel lavoro. Se pensi che lavora tanti programmi contemporaneamente, io ci metterei la firma per uno, avanti uno. E ho imparato che non bisogna mai mollare in quello in cui si crede. Io sono Bravo. Nato con questa idea di credere fortemente in questo, che odio chiamarlo lavoro, però lo è. E credo che sia una medicina. Io credo che la musica sia una vera medicina del cuore e dell'anima. Certo. Senti, ma a proposito, usiamo un altro pochino quella chitarra, perché magari se ti va magari di cantarmi anche no, ma un brano della finale di Amici, non lo so, uno che ti ricordi. Un brano della finale di Amici. Guarda che ho fatto tanti brani. Lo so. Soprattutto nella finale, poi le sfide non finivano mai.
La finale inizia. La finale è bella, tosta, lunga. E... inizia alle 9 e finisce alle 9 del giorno dopo, quasi. Esatto. Eravamo a cavallo di mattino più. Sì. Con la panica di cinema. Io ti farei un brano che non so se ti ricordi. Si intitola Forse Forse. Dormi, dormi, stai di là. Tanto non mi perdo niente. Passa la pubblicità di un deficiente. Dormi, dormi che non sei più la panna sulla torta. Questa favola di noi è andata storta. Neve che si è sciolta. Scusa la sincerità, non è proprio nel mio stile zuccherare ferita, ma darli a dire. Una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a te dov'è finita? Io forse forse ti faccio continuare a cantare e non ti faccio più domande perché sì. Scherzo. Senti, senti, però tieni in mano la chitarra perché sì, ci stanno infatti... questi stacchetti, è simpatico. Sì. Senti, ma pubblicità, pubblicità, ok. Sei molto attivo su tutti i social, ecco, qual è più il tuo più o meno? Vabbè, ma sei attivo Facebook, Twitter, Instagram? Da un po' di mesi un po' più attivo perché i social, ho capito, forse cavallo prima di dire tardi, che sono importanti, sono un grande mezzo di comunicazione. Io non ci credevo tanto, devo essere sincero, poi faccio parte di quella schiera di cantanti, cantautori, autori che preferiscono l'introspezione, cioè lo starsene un po' sulla propria isola che spiattellarlo ai social, però capisco che è importante comunicare. La musica è comunicazione, è arte, l'arte è comunicazione e il web è arte perché si comunica e bisogna far capire attraverso tutti i mezzi che siano a disposizione quello che uno prova o quello che uno sente o quello che uno crede che sia. Ecco, però a proposito di web, tante ragazze vedo che comunicano con te, ti scrivono, ecco, ma non è gelosa la tua ragazza? Non c'è i password dei social. No, però insomma ti controllo, guardo quello che fai, ti seguo, ecco, ma la tua ragazza non è gelosa, tutte queste donne che ti scrivono? Questa è una domanda particolarmente, diciamo che ci dovrebbe essere una privacy su queste cose, no? Io non sono fidanzato in questo momento e quindi... vengo un po' fuori da questa cosa, non mi posso, come si dice, togliere da questo imbarazzo. No, vabbè, sono allora... gelosa, non sono fidanzato e non mi arrivano proposte strane. No, però insomma vedo Luca di qua, Luca di là. Quello sì, vabbè, è anche normale, sono un essere umano. Io sono catapultato nella musica e credo che l'amore a volte distrae. E mentre distrae poi ti scrivi delle canzoni, è tutta una roba strana che ancora lo devo capire, quando lo capisco c'è tanta. Però dai, cerchiamo però di essere d'aiuto a tutte queste ragazze pazze di te. Cosa cerchi in una donna? Se ti dico cosa non cerco, vabbè, poi intanto dimmi cosa cerchi e poi cosa non sopporti. Sicuramente l'intelligenza, ah, e la profondità della mente, dell'anima, del cuore. Nella canzone dico attraversami gli occhi, non è un caso. Attraversami gli occhi significa entra nella mia persona, nella mia mente, nel mio cuore, nella mia anima e prima di giudicarmi capisci chi sono.
Credo che sia la cosa principale, poi indipendentemente dall'estetica, che quello anche l'occhio vuole fare beh. Parte. È un luogo comune, ma è la verità. E cosa non sopporti? Cosa non sopporto? Esattamente questo. Quando una persona, quando, ma questo indipendentemente se è una donna o un uomo, quando una persona giudica al primo aspetto, cioè l'apparenza, bene. L'abito non fa il monaco. Bella risposta. Oggi è proprio la parola dei detti. Detti sì, siamo in una libreria, possiamo pure scrivere un libro sui detti, ecco. Senti, quali saranno i tuoi prossimi obiettivi? Guarda, ce ne sono tanti. Il festival sicuramente, quello nazionale popolare, è uno delle cose che mi piacerebbe fare, ma piacerebbe farlo a qualsiasi persona, che, qualsiasi persona che fa il mio lavoro, credo. C'è anche qualcuno che dice no, non ci andrei mai al festival, ma non ci credo tanto. Credo che per noi sia importante la vetrina, la piazza più grossa per far conoscere la nostra musica. E il festival è una di quelle, ma come i talent e come tutte le cose importanti. Tra gli obiettivi c'è quello, c'è, visto che siamo in una libreria, lo posso anche dire, mi piacerebbe, sto scrivendo un libro a scopo terapeutico, lo dico. Ah. Che mi piace l'idea che sono passati 10 anni e di raccontare quello che è accaduto prima, durante e dopo. E cioè dopo, fino ad oggi. Ai giorni. No, sì. Posso vedere il futuro. No. E quindi questi sarebbero gli obiettivi, spero di vederli realizzati. Ma sicuramente. Sono un sognatore, quindi potrebbe anche essere questo il titolo. Vabbè, non male, dai. Poi magari me ne mandi una copia autografata, insomma, se scegli questo titolo, ecco. Sì, una copia autografata, sei andato già alla stampa. Beh, no, io direi, forse leggerai qualche paginetta, perché sai, metti per la prima volta metti a nudo, cioè almeno nel mio caso, una parte di te, quello che tu hai nell'hard disk della tua testa, no? Uno non ci pensa, ma ci sono tanti ricordi che abbiamo che quando vai a raccontare non è come una canzone che hai 3 minuti di tempo, certo. O un album. Lì hai 100 pagine da scrivere, 200, 300, e quando vai in un concetto o in un fotografo, in un momento, lì viene fuori un qualcosa che magari manco tu riflettevi. Quindi per questo dico che è terapeutico, perché attraverso quello che scrivi ti conosci meglio. Ma certo. Senti Luca, se ti dicessi pensa una cosa, qual è la prima che ti viene in mente, in una parola? Allora, in una parola ti direi felicità, anzi ti dico felicità, sono alla ricerca della felicità e credo che tutti dovrebbero cercarla. E mi piace anche il film Alla ricerca della felicità. Bellissimo. E Oltre 7 anime e tutta una serie di Muccino. Sei un mucciniano. Esatto. Ecco. E sono alla ricerca della felicità, che credo che sia il nostro scopo, il nostro unico scopo su questa terra. E dobbiamo cercare la felicità, io in parte lo sono e in una parte continuo a ricercarla. Bellissimo, hai detto 200.000 parole anziché una, però hai espresso benissimo il concetto. Io ti ringrazio, però ti chiedo adesso di farmi felice, chiudiamo insomma con... Con una schitarrata, non lo so, è quello che vuoi, che andiamo sulla richiesta. Certo. Che ne so, vita spericolata, vai. Vita spericolata. ti ho preso in castagna. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei figli. Poi non mi ricordo, voglio una vita, ma chi se ne frega di quelle che dormi mai. E direi un'altra cosa. Vai. Direi di salutarci con il mio ultimo singolo, anche stavolta, che penso che hai ragione, è meglio. Vai. Grazie a tutti per questa intervista. Finisco come se fosse un concerto, guarda. Bravo. Siete stati molto gentili. Se vi è piaciuta, condividetela. E condividete il video qui. Fate swipe per scaricarla. Vi mando un bacio grosso, grande. Sarai tu a non capire, a calpestare.
Grazie.